positiva. Poi evidentemente nel corso dell'intervento breve ma spero chiaro e significativo sfocerà in quello che già Giampiero ha incominciato ad accennare. E la seconda premessa è che uso il noi perché in queste settimane, quando, anzi in questo anno di lavoro, ma in particolare in queste settimane, come diceva Giampiero, la parte più giovane del partito si è ritrovata, si è incontrata, ha discusso. Cosa che a volte capita poco e capita male, perché abbiamo voluto dire che la parte più giovane del partito è un gruppo, è una forza ed è un elemento centrale anche in questa discussione di scegliere il candidato sindaco. Allora, queste per noi sono le tue premesse ed ecco perché uso il noi, perché questo non è un intervento esclusivamente di Diego Sarno, il Renziano, eccetera. È un intervento che ho condiviso, alcuni ragazzi sono qui, che ho condiviso in particolare con i più giovani, con la pancia più giovane del nostro partito e del nostro movimento. Allora, qualche settimana fa, quando abbiamo incominciato a ragionare su, qualche mese fa, quando abbiamo incominciato a ragionare sulla questione del candidato sindaco, eravamo convinti che oggi servisse immediatamente, subito, un candidato che potesse rappresentare un rinnovamento di prima fila. Che cosa vogliamo dire? Cioè che nei punti più importanti, quelli delle prime linee, ci fosse subito un candidato giovane, nuovo, e ne siamo ancora in qualche modo tuttora, non dico convinti, ma persuasi. Poi però alcuni adulti del nostro partito, del nostro gruppo, ci hanno fatto riflettere, ci siamo confrontati. E ci hanno detto che in questo momento storico, anche per alcune cose che Giampiero stava raccontando, dovevamo avere ancora più coraggio e dire che forse era più importante in questo momento scommettere su un candidato immediatamente più strutturato, cioè immediatamente più riconoscibile alla città, che avesse quell'esperienza, che avesse quella dimensione di sicurezza immediata. E allora vedete, quando abbiamo sentito questa parola, abbiamo cercato di capire cosa fare. E abbiamo cercato di capire in questo momento storico se era più importante, uso questi due termini, rompere, dividerci, oppure unirci e scommettere sul concetto di unione. Perché per noi, e lo dico anche ad onore dei ragazzi che in queste settimane hanno ragionato con me, con noi, abbiamo dormito poco, Angelo. Abbiamo dormito poco, ma lo dico seriamente. Io ieri per preparare questo incontro l'ho preparato all'1:30 di notte. Abbiamo dormito poco e abbiamo dormito poco perché ci sentivamo la responsabilità da giovani, ma la responsabilità di fare una scelta. Perché fare politica prima di tutto vuol dire fare una scelta. Fare politica vuol dire essere decisori, non stare a ruota di, e prenderci i rischi di queste decisioni. E allora abbiamo deciso, evidentemente siamo qui, di unire e di non rompere. Di unire e di non rompere. Già troppo spesso nel nostro mondo, nel mondo di sinistra, in questi anni abbiamo visto le divisioni. E guardate, però di stare uniti, in particolare come gruppo dei più giovani, resistendo. Questo concetto nel resistere e nel tenere la posizione, faccio una digressione storica. Nel 1747, per spiegarvi bene che cosa vuol dire per noi il concetto di unione e di resistenza, nel 1747 ci fu un episodio interessante nella storia ed era la battaglia di Assietta. In quella guerra di successione austriaca, no? Dove i soldati sabaudi, molti di noi hanno origini meridionali, noi però siamo cresciuti qua, no? Però faccio questo riferimento del soldato sabaudo, dei soldati sabaudi che nel 1747 dovevano affrontare 40.000 soldati francesi e loro erano 4.800, evidentemente in minoranza, evidentemente in difficoltà. E il generale, il comandante Giovanni Battista ha deciso in quel momento di difficoltà di fare una cosa chiara e molto puntuale.
non ha deciso di ritirarsi, non ha deciso neanche di contrattaccare, ha deciso di fare una cosa molto puntuale, cioè di tenere la posizione e resistere al grido. Questa cosa noi ce lo sentiamo dire da piemontesi in maniera negativa, invece non è così storicamente, al grido del Bugianen. Sapete che i piemontesi dicono che siamo, noi piemontesi, mia nonna è piemontese, mia mamma anche, dei Bugianen, cioè delle persone che non hanno tanto voglia di muoversi. Quella roba lì è nata storicamente non come elemento negativo, ma come elemento positivo, cioè di resistere contro i 40.000 soldati francesi in 4.800 soldati sabaudi. E noi oggi siamo qui per resistere, per non muoverci, perché abbiamo bisogno di stare uniti e abbiamo bisogno, in questo contesto storico, politico e culturale, in particolare in Kerinese, con la nostra forza e le nostre idee, di stare insieme. Qualcuno, Angelo, ci potrebbe dire perché qui e non altrove? Perché abbiamo scelto questa storia e non altrove? Abbiamo scelto questa storia e questo percorso per un semplice motivo, e vado in conclusione, però ci tenevo e ci tenevamo a raccontare bene perché siamo qui, con la nostra forza e con le nostre perplessità, ma convintamente. Perché siamo qui? Perché abbiamo condiviso un percorso, scusate, sono sette anni che abbiamo iniziato con la scuola di formazione politica. Abbiamo poi nel 2009 continuato con quella forza che era il Rinnovamento Democratico, poi decisi come lista civica nel 2009 a stare dentro al Partito Democratico, ma quella era la lista che avevamo fatto. E poi siamo arrivati anche alla scuola, alla libreria Il Cammello. Quindi c'è un percorso, siamo qui per stare dentro a questo percorso culturale. Però, e termino con queste due suggestioni, però siamo qui con due obiettivi molto chiari. Siamo qui con due obiettivi molto chiari. Il primo è vincere. E vincere perché da assessore come Claudio, come alcuni consiglieri, io credo che in questi 5 anni, in questi 10 anni, ma in particolare anche in questi 5 anni, noi abbiamo avuto la capacità, in una situazione drammatica, anche da un punto di vista economico e culturale, di governare, di avere il coraggio di governare questa città e di governare nel migliore dei modi possibili, avendo avuto grandi difficoltà. Allora noi dobbiamo vincere per continuare a governare la città e non lasciarla ad altri, e quando dico altri schieramenti politici. E la seconda cosa, però, che per me è la più importante, è che siamo qui, se ci facciamo un patto generazionale, veramente un patto generazionale, cioè dire da domani, non da dopodomani, da domani, a tutta Nichelino, la Nichelino politica, quella economica, quella culturale, che c'è e esiste oggi una nuova dirigenza politica che è pronta a governare questa città e a fare un percorso oggi veramente e mai più, ma veramente di rinnovamento. Noi, io prima ho parlato di fiducia nei confronti di persone adulte che ci hanno detto che oggi era giusto scommettere su un candidato già strutturato. Noi questa fiducia la riponiamo con tutto noi stessi, però questa fiducia avrà una vera presa di posizione. Ci potremmo dire soddisfatti se da domani comunicheremo alla città che siamo pronti, che i ventenni, i trentenni, insieme ai quarantenni, cinquantenni e sessantenni, con ruoli diversi, siamo pronti ad avere una nuova dirigenza perché è adeguata a governare questo paese e questa città. E noi lo possiamo fare, è veramente concluso, e noi lo possiamo fare solo in un modo. Io continuo a scommettere su questa bandiera. Noi continuiamo a scommettere sul Partito Democratico, perché per noi oggi è quel manifesto che abbiamo e questo partito che abbiamo fondato anni fa, che mai siamo riusciti a completare nell'efficacia e nella concretezza. Quel disegno politico del Partito Democratico per noi è la stella polare. E allora lo diciamo già da subito, noi faremo le primarie, cercheremo di vincere le primarie, ma quando saranno finite le primarie, il nostro candidato sindaco, chiunque esso sia del Partito Democratico, sarà il candidato che dovrà vincere la battaglia delle amministrative, perché noi non possiamo permetterci di lasciare questa città o al centrodestra o al Movimento 5 Stelle
o altri che hanno abbandonato questa bandiera per fare percorsi da soli, autonomi ed egoistici, e hanno diviso questo mondo di sinistra. Quindi è per quello che noi siamo qua convintamente, ma con questa storia, con questi obiettivi e con questa fiducia che speriamo sia riposta nel migliore dei modi possibili. Quindi buona strada, buono percorso, buone primarie a tutti, e viva il Partito Democratico, e viva questa squadra, e speriamo di cambiare questo paese.